Al via ufficialmente il trimestre antinflazione. Vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo del trimestre antinflazione iniziato il 1 ottobre e che durerà fino al 31 dicembre 2023. Si tratta di una iniziativa del governo pensata per tutelare i consumatori della forte inflazione che stiamo vivendo. Per farlo è previsto un abbassamento dei prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non, compresi quelli rientranti nel carrello della spesa, prodotti per l'infanzia e la cura della persona. Non esiste un elenco specifico dei prodotti acquistabili perché ogni operatore aderente è libero di scegliere gli articoli da mettere in promozione, a patto che siano quelli previsti dall'iniziativa. Sia i punti vendita che i prodotti a prezzi calmierati saranno contrassegnati dall'apposito logo, e cioè un carrello che riprende i colori della bandiera italiana e la scritta trimestre antinflazione. Visto il suo obiettivo, la misura è rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dall'ISEE, dall'età o se si è beneficiari di altre misure di inclusione sociale o di sostegno alla povertà. Di conseguenza, non serve presentare alcuna domanda. Per poter portare avanti questa iniziativa sono stati coinvolti alcuni dei principali attori della filiera alimentare, delle farmacie, delle parafarmacie, dell'industria, della produzione, dell'artigianato e dell'agricoltura. Queste imprese, che hanno deciso volontariamente di aderire al trimestre antinflazione, offrono una selezione di articoli a prezzi contenuti attraverso promozioni, iniziative sui prodotti a marchio del distributore, carrelli a prezzi scontati o unici, oppure predisponendo dei prezzi fissi. Le associazioni aderenti sono in totale 32. È possibile consultare queste associazioni e l'elenco dei punti di vendita suddiviso per province sulla pagina dedicata al trimestre antinflazione del sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'elenco è in continuo aggiornamento, quindi nei prossimi giorni ci potrebbe essere la possibilità di trovare ancora più punti vendita aderenti. In ultimo, l'iniziativa vale anche per gli acquisti online, ma solo se il singolo esercente decide di esporre il logo del trimestre antinflazione. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.